in collegamento con un gruppo di commercianti di Torre del Greco, oggi di ritorno dai partiti con la Polonia per un viaggio, una missione umanitaria. Missione umanitaria, dove siete stati, che cosa avete fatto, qual è stata la vostra iniziativa? Allora, diciamo con un po' un'idea tra Giovanni, tra me e altri commercianti di Torre, abbiamo organizzato, chiamiamola dai, missione umanitaria. Abbiamo raccolto sia dei fondi, sia cibo, coperte, un po' tutta quello che serviva al popolo ucraino in questo momento. E è nata, diciamo, fare questo? Che cosa ti ha spinto a fare questo? Lo sai benissimo, se non ce l'hai dentro non puoi inventarti una cosa dalla mattina alla sera, quindi noi cerchiamo di dare e lo facciamo con il massimo impegno. Quindi però dobbiamo ringraziare tutti i nostri commercianti che hanno partecipato anche con piccole offerte, hanno creduto in noi e abbiamo raggiunto questo obiettivo, che è stata una cosa bellissima. Adesso siamo di rientro dalla Polonia, adesso siamo proprio in Polonia, quindi stiamo trasportando i nostri fratelli ucraini, mamme e bambini soprattutto, e ci sono anche qui i nostri amici Giovanni, c'è anche Carlo, c'è un poco tutto lo staff nostro che è composto da 6-7 persone e veramente hanno dato il massimo. Che cosa abbiamo visto lì? Che emozione avete provato lì? Purtroppo abbiamo visto cose che non... le immagini televisive che vediamo da casa purtroppo ci dicono la verità, quindi sono immagini, diciamo, brutte. Poi viverle in prima persona, la vivi proprio sulla pelle, quindi è stata una cosa, vabbè, l'abbiamo fatto adesso, con il cuore. Adesso questi profughi stanno accolti da famiglie napoletane? Sì. Ci sono molte famiglie che già hanno fatto richiesta di affidamento temporaneo, sono già tutti, quindi tutti quelli che portiamo giù sono già tutti affidati a chi ha fatto la richiesta, a chi ha la possibilità di accogliere queste persone. Avrò anche in affidamento una mamma con due ragazzi. Io rappresento, come ben ci conosciamo tutti quanti, una piccola parte di tutto il contributo che è stato dettato per prendere questo viaggio umanitario, sia come cittadino e sia come istituzione. Io ringrazio comunque tutti i concittadini del territorio di Torre del Greco, gli imprenditori, come Maurizio giustamente ha detto, ed è una missione umanitaria che stiamo pensando di ripeterla, perché la situazione è molto molto grave ed è molto delicata. Quindi, sono immagini che si vedono per televisioni e noi le abbiamo viste, documentate, sono veramente difficili da raccontarle con quell'emozione che si vive quando si vedono queste immagini. Quindi facciamo un appello, tra virgolette, il buon senso a tutti quelli che ci stanno vedendo, ascoltando. Poi Maurizio e Giovanni vi daranno delle coordinate di un IBAN, perché vogliamo ripetere questa missione umanitaria, perché la situazione è molto molto grave. Dunque la solidarietà continuerà. Pensiamo a portare queste persone a casa, a sistemarle nelle case delle famiglie italiane che hanno fatto un grossissimo sforzo ad accettarle, ad ospitarle, soprattutto a farli stare almeno qualche giorno meglio di come hanno passato loro gli ultimi mesi, e poi penseremo alla prossima missione. Arriviamo a casa quando prima, facciamo far stare serene queste famiglie
quanto tempo più possibile e poi giocare in Serie. Grazie a voi che ci date spazio, voce, perché comunque rappresentate la nostra città. Volevo fare l'ultimo ringraziamento. Con noi ha contribuito quasi tutta la provincia di Napoli, senza esclusione di nessuna città. Da Ercolano, io sono di Ercolano, anche se ho attività commerciale a Torre da 30 anni, mi sento un torrese anche, quindi con noi ha partecipato Ercolano, Torre del Greco, Portici, Napoli, San Giorgio, San Giovanni, Barra, Ponticelli, tutta la provincia di Napoli, Castellammare, dove annunziava, tutti hanno partecipato. Ed è stato possibile fare questa missione con il nostro sforzo, ma soprattutto con l'aiuto del popolo napoletano. Ci tengo a precisarlo, il popolo napoletano ha dimostrato per l'ennesima volta di avere un cuore enorme, un cuore d'oro. E grazie soprattutto a loro. Noi abbiamo messo il nostro, ma l'applauso, tutti, i complimenti vanno solo a loro. Soprattutto a questa povera gente, speriamo che ritornano presto nella loro nazione, perché loro sono molto attaccati alla loro nazione e quando prima devono tornare in Ucraina nel più breve tempo possibile. Basta guerra, basta, noi possiamo più, basta, viva la pace. Grazie, grazie delle vostre parole, vi salutiamo e vi ringraziamo per questo collegamento e naturalmente buon viaggio, buon rientro. Ok, grazie, grazie a tutti.